Mister Tommaso Di Biccari, secondo successo in campionato del Villa 2015 e una partita equilibrata, oggi forse avete avuto il merito di crederci di più dell'avversario. Sì, hai detto bene, una partita equilibrata dove le squadre si sono un po' studiate all'inizio e non, forse la paura di perdere, la paura di vincere, non lo so, è stata una partita fondamentalmente brutta. Occasioni da gol non ce ne sono state granché da entrambe le parti, probabilmente noi ci abbiamo creduto in più nel momento migliore e siamo riusciti a passare. Sì, forse squadre un po' contratte anche per l'importanza della posta in palio, nonostante fossimo nelle fasi iniziali del campionato, visto che si trattava di uno scontro salvezza, se il vostro obiettivo è la salvezza. Sì, hai detto bene. Sappiamo l'importanza della partita perché con il Ponte Romano ci giocheremo a questo punto, penso, gran parte della retrocessione. Insomma, speriamo di tirarci fuori, vediamo di domenica in domenica di poter fare più punti possibili. Poi più in là vedremo com'è la situazione. In conclusione, come detto in precedenza, importante sta avendo il fattore campo. Sì, il fattore campo a volte ci dice bene, come oggi diciamo, qualche altra volta in casa ci ha detto anche male, però diciamo che stiamo facendo bene anche fuori casa. Io sono contento di quello che i ragazzi, di come i ragazzi si stanno esprimendo. Manca qualcosina, però vediamo di trarre il meglio da quello che abbiamo. Walter Piccioni, sconfitta sicuramente meritata per quanto visto in campo. Ma assolutamente sì, penso che oggi non meritavamo assolutamente di perdere, però ripeto come ho detto a un tuo collega, nel calcio vince, chi vince ha sempre ragione, purtroppo ne abbiamo sbagliato, una palla nostra al limite dell'area, invece di creare un'occasione da gol abbiamo preso un contropiede e addirittura un gol, non si può prendere gol per una palla nonostante abbiamo sbagliato la giocata ma persa al limite dell'area avversaria. Vuol dire che abbiamo dei limiti, dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare su quei limiti. Il problema è che giochiamo ogni 3 giorni, non c'è nemmeno la possibilità di migliorare e di lavorare, bisogna rimboccarsi le maniche e pensare già a domenica, perché l'unica strada è quella di voltare pagina e pensare alla partita di domenica. Sì, comunque rimane la buona prestazione per le prossime gare, si può ripartire da questo. Sì, sicuramente oggi ho visto una squadra che non è mai andata in difficoltà perché loro non hanno mai tirato in porta, non si sono mai avvicinate alla nostra area di rigore. Però ripeto, poi abbiamo dei cali di concentrazione, dei limiti che ci compromettono anche delle buone prestazioni perché oggi, nonostante secondo me il risultato più giusto fosse quello del pareggio, se una squadra doveva vincere, quella era la nostra. Però ripeto, nel calcio chi vince ha sempre ragione, quindi complimenti a loro.